Il pretesto per questo video mi viene da un'intervista del 1956 fatta ad Arturo Benedetti Michelangeli, genio assoluto del pianoforte. Era intervistato da un francese, il quale a un certo punto gli chiede, Michelangeli si sa, viveva in Svizzera, e l'intervistatore gli chiede in francese, ma vuole parlare in francese o italiano? E lui dice no, in italiano. E allora lo traduce lui. Ma le domande gliele pone in francese l'intervistatore. In questa intervista Michelangeli è assolutamente laconico, di una naturalezza, di una modestia incredibile. Dice sì e no. Due parole ad ogni domanda, per cui l'intervista è occupata il 90% dalle parole dell'intervistatore. Lui ascolta e dice qualche parola ogni tanto, insomma, risponde ogni tanto a qualche domanda, con un'enorme semplicità, verrebbe dire. Insomma, non intende assolutamente dare di sé un'immagine particolare. Ecco, insomma, quello che risulta dall'intervista è che non ha bisogno di parlare, di dire di sé, insomma. Risponde a qualche domanda perché non può farne a meno, ma si capisce che gli interessa poco mettere in luce aspetti della sua vita, dimensioni del suo passato, cose, pubblicizzare il suo presente, quello che farà, quello che sta per fare. Quindi si capisce che è un artista che vive di quello che è, di quello che fa, che non ha bisogno di costruire su di questo altro. Poi leggo un'intervista a una certa sconosciuta Roberta Di Mario, la quale viene descritta come musicista raffinata, compositrice, autrice, pianista, cantautrice e producer, non so come si dice in inglese. Spirito libero alla perenne ricerca di un'espressione musicale poliedrica senza confini, è questa Roberta. Allora l'intervistatore le chiede: com'è nata questa tua passione per la musica? Com'è stato il tuo primo approccio al pianoforte? Come ogni passione che si rispetti, tutto è arrivato perché doveva arrivare, in modo naturale. Mi sono precipitata in un universo di suoni in cui subito mi sono trovata riconosciuta. All'età di 5 anni ho posato le mani sulla tastiera in bianco e nero e da lì non mi sono più mossa. Il piano è l'estensione del mio essere, il complice armonioso, intelligente di ogni mia creatura artistica. Hai musicato la mostra internazionale di Botero. Com'è stata questa esperienza? Esperienza gratificante e stimolante. Il mio progresso ufficiale nel mondo delle colonne sonore, il mio terzo progetto artistico che voglio portare avanti con grinta, fuoco ed energia. È un sogno che proviene da lontano e che si sta materializzando. La critica sostiene che la mia musica evochi immagini, così vorrei approfittare di questo talento per dedicarmi al cinema e agli spot pubblicitari. Accompagnare il mondo visivo di Botero ha dato vita a Hands, brano che apre anche il CD di piano solo contenuto nel mio doppio album Lo Stato delle Cose dal titolo Walk in the Piano Side. Questo album è un disco di canzoni, la musica di un piano sono tutte strade per raccontare di sé, quindi sì, c'è tanto di me in questo disco. È il mio stato delle cose, l'essere pianista e cantautrice insieme e avere il coraggio di mostrare la parte più intima e nascosta del proprio essere e essere sincera ed autentica nella musica come nella vita e la paura, l'inquietudine, la scoperta, le doppie facce delle promesse d'amore, la catarsi attraverso i suoni e le parole e sentirsi meravigliosamente viva e finalmente io con queste due anime artistiche. Ecco. Allora ho capito, mi è sembrato, mi sembra di capire, anche da questi due piccoli elementi, perlomeno, insomma, avere la conferma anche da questi due piccoli elementi, di qual è la mutazione genetica, culturale, alla quale siamo andati incontro. Da un mondo fatto di competenze, di capacità, di genialità, che non aveva bisogno di parole. Uno si poneva così, com'era, in base alle sue doti, alle sue capacità. E queste doti, insomma, si mostravano di per sé stesse, non avevano bisogno di
esibizioni di parole, di un linguaggio pomposo e arzigogolato per dirsi. Insomma, uno dimostrava facendo quello che sapeva fare. E c'era chi riusciva a capire, attraverso quello che faceva, il valore di quell'individuo. Siamo passati invece a un mondo che è fatto di poche competenze, di poche capacità, ma di grande pomposità di linguaggio. Storie raccontate a parole, insomma, che poi hanno spesso molto poco riscontro nello spessore dei personaggi. Quindi grandi enunciazioni. Grandi manifestazioni di sé attraverso le parole, meno contenuti, assolutamente meno contenuti. Si è invertito il rapporto tra il contenuto, dal contenuto all'enunciazione del contenuto, insomma, no? All'esaltazione del contenuto e di sé nel contenuto. Contenuto che spesso invece diventa ormai modesto. E ormai la gran parte delle cose sono fatte in questo modo, il che rende anche difficile riuscire a valutare i contenuti e riuscire a valutare le parole. Anche qui si sentono tante parole che non dicono niente, tanti discorsi che poi vai a vedere, stringi, stringi. Ma cosa ha detto questo qua? Cosa mi ha fatto capire in più dell'argomento di cui tratta? Niente, a volte sono soltanto dei giri di parole, delle cose che possono essere dette semplicemente attraverso una breve elencazione, 5 secondi, e che invece occupano minuti e minuti per girare intorno a una cosa che non si capisce poi alla fine cosa sia. Ma il problema non è neanche tanto di quelli che dicono, che si esprimono in questo modo. Il problema diventa di quelli che ascoltano. E che spesso apprezzano moltissimo questo modo di fare. Altra mutazione, non è soltanto in chi lancia questo nuovo modo di parlare, di essere, ma è anche in chi ascolta, insomma, è cambiata anche la mentalità di chi ascolta. Diciamo che chi ascolta ha l'impressione che sappia sempre meno dar peso alle parole, insomma, sappia sempre meno, che so io, fare quello che si faceva, prendere magari una penna in mano quando si sente parlare e mettere giù i punti sostanziali, insomma, no? I concetti che sono stati esposti uno per uno e alla fine cercare di fare un riassunto in base a questi appunti che ha preso dei contenuti che lui ha ritenuto in quello che ha sentito. Allora, quando si va alla sostanza, al concetto, spesso adesso ti trovi che c'è molto, molto poco, molto poco. Ma questo molto poco spesso piace molto. È inversamente proporzionale. La quantità del contenuto che passa rispetto al grado di accettazione, al grado di piacimento, a quanto piace quello che viene detto. C'è l'impressione che tanto meno cose uno dice, tanto più vacuo, vuoto è il discorso che fa, o pieno di luoghi comuni, tanto più questo discorso viene apprezzato. Nei commenti spesso grandi manifestazioni di compiacimento, grandi, diciamo, commenti molto gratificanti per chi ha espresso questi concetti di poca sostanza. Come mai? Viene da pensare che il linguaggio parlato, c'è sempre una cosa più difficile da afferrare. Insomma, in un'epoca dell'immagine, tutto sommato, siamo sempre meno abituati a leggere nelle parole, ad ascoltare le parole, ad apprendere i concetti, a valutare i concetti, l'importanza, a fare una graduatoria anche di importanza delle cose che ci vengono dette, diciamo di quello che impariamo attraverso le cose che ci vengono dette, di quanto di nuovo aggiungono al nostro sapere, alle nostre conoscenze, ai nostri ragionamenti. E invece sempre più siamo abituati a sentire un fiume di parole che non vogliono dire niente, ma forse le parole in questo modo ci affascinano. Quindi siamo presi molto più dalla mistica
dalla fascinazione del linguaggio che non da quello che il linguaggio dovrebbe dire. Allora diventa importante l'immagine, il tono suadente, accattivante di chi ci parla. Quindi è molto più importante che chi ci parla si presenti bene, ci rivolga a noi con molta gentilezza, con molta dolcezza e ci dica una serie di cose che, proprio perché non dicono niente, non sono difficili da capire, le capiamo tutti e soprattutto non ci mettono in crisi perché sono banali, no? Quindi niente di strano, niente di particolare. Ma in questo modo, diciamo, siccome il linguaggio a questo punto non dice niente, è molto più facile che noi in queste cose che ci vengono dette ci possiamo vedere tutto quello che vogliamo. Quindi alla fine troviamo sempre nel nulla qualcosa che confermi quello che noi pensiamo, perché lo possiamo interpretare come vogliamo. Interpretandolo così, riusciamo anche a sentirci intelligenti. Lo dice lui, ma guarda, lo pensavamo anche noi. Parlare senza dire niente, questo diventa importante. Non solo per chi parla, perché fa molto ascolto, ma anche per chi ascolta, perché gratifica molto il proprio narcisismo, cioè la possibilità di condividere perfettamente, punto per punto, quel nulla che ha sentito e di sentirsi in questo senso magari intelligenti, gratificati. Mutazione antropologica, i nuovi barbari. Vi metto il link, andatevi. Andate a quella intervista di Arturo Benedetti Michelangeli. E poi sentitelo suonare, ascoltatelo. E avrete l'impressione, avrete finalmente la sensazione di cosa vuol dire essere. E non sembrare, essere e non sembrare. Sembrare senza essere o essere senza aver bisogno di sembrare. Ecco il problema.